Giovanni Luzzi di Italia Viva è candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale nella lista civica ispirata da Sottanelli e da Gatti. Qualcuno potrebbe dire: oramai non ci capiamo più niente noi con questa politica. Ma non è che non ci si capisce più niente, il ragionamento è logico, noi siamo all'opposizione al Comune di Teramo, quindi siamo all'opposizione al Comune di Teramo, di conseguenza siamo in maggioranza all'interno della provincia di Teramo, sono consigliere delegato uscente, siamo nella lista civica non perché chiamati da Gatti e Sottanelli, che comunque hanno avviato un percorso pare comune all'interno di questa nuova fase della consigliatura. Siamo in quella lista semplicemente perché è un agglomerato civico e quindi, essendo un agglomerato civico, ci siamo posizionati logicamente in quel tipo di agglomerato. Ci auguriamo che entrambi di essere ovviamente eletti, cosa che è molto complicata dato che è una lista fortissima, dove ci sono sicuramente personalità importanti, anche ex sindaci, quindi di conseguenza una lista civica molto difficile. Luca Corona è il candidato più forte, secondo i rumors, della lista civica promossa da Sottanelli e Gatti. È più forte, non lo so, fa piacere perché faccio parte di una squadra, di un gruppo, di questa lista appunto nuova, rigenerata, che vuole dare un impulso forte sulla provincia. Sono contento che risulti anche il mio nome in questa partecipazione, ma soprattutto per dare anche centralità al territorio comunale di Teramo in provincia. Quindi noi vogliamo portare, io voglio portare appunto questa centralità, perché c'è tanto da fare sul territorio comunale e c'è tanto da fare sulla provincia, e mi auguro che con questa squadra rigenerata e rinnovata che entrerà in provincia, adesso non so sul mio nome, possa dare quel supporto e quell'apporto maggiore per tutto il territorio della provincia, perché ne ha bisogno, vediamo le viabilità per poi passare alle scuole, anche se il consigliere delegato Francioni ha lavorato bene sulle scuole, e quindi però bisogna dare un impulso anche con questi soldi europei che arriveranno sul territorio sia comunale che provinciale.